Assessore, le chiedo subito se ritiene opportuno l'eventuale slittamento dell'appuntamento elettorale che si dovrebbe tenere a giugno, ma forse potrebbe slittare ad ottobre. È un dato di fatto. Le elezioni, qualora slittassero dalla data naturale, che è giugno, alla data di ottobre, accade per due motivi. Non sono pronti a livello governativo e quindi a livello istituzionale rispetto al piano vaccinale. E questa è una cosa che chi amministra, chi difende il territorio non può non denunciare. Bisogna avere la forza di dirlo in modo chiaro. C'è un terribile ritardo sul piano vaccinale. E poi c'è un altro tipo di ritardo. Non sono pronti sul piano della proposta delle candidature. In 10 anni le forze partitiche maggioranza e del nostro governo non sono ancora pronti rispetto alle figure autorevoli che debbano essere in grado di fare sintesi rispetto ad una sfida così forte e ambiziosa che è quella di guidare la città di Napoli. E quindi questi due elementi dal mio punto di vista si uniscono. Bene il rimando delle elezioni, ma esclusivamente per la sicurezza nostra e delle persone che amiamo. Lei ha aperto più volte al dialogo con PD e Movimento 5 Stelle che sembrano convergere apparentemente su nomi diversi. Ritiene di avere un po' di margine di intervento, un po' di margine di inserimento? Credo che quando si parla di temi come la giornata di oggi, quando c'è la credibilità di un impegno quotidiano e quando si mette al centro la città, è sempre possibile ed è doveroso impegnarsi affinché le forze migliori, politiche, associative, territoriali, di movimento, si mettano insieme. E quindi continua la mia cultura dell'impegno che fa sì che io sia candidata e quindi non in attesa di altre strategie, magari che vengano da Roma, io metto al centro la città di Napoli. Ma dalla pari sono anche una donna del dialogo e quindi pronta a dialogare sempre per trarne il meglio esclusivamente per la città di Napoli. Ultima domanda, il presidente della regione De Luca ha proferito parole pesanti nei confronti della scuola, ha detto che dal 1º marzo tutte le scuole della Campania saranno chiuse. Lei è d'accordo con questa misura e le chiedo se reputa la comunicazione del presidente corretta in tal senso. La sicurezza, come ho avuto modo di dire prima, è il bene prioritario da seguire in questo momento. Ma dopo un anno è veramente inaccettabile che non siamo riusciti a coniugare il diritto alla salute delle persone con il diritto al lavoro e il diritto all'istruzione. E quindi su questo sostengo in modo molto attento, soprattutto quelle comunità scolastiche, quei genitori e soprattutto quelle bambine e quei bambini che sono invisibili, che non prendono voce, che hanno affrontato un anno scolastico con grande difficoltà e stiamo raccogliendo i cocci di una catastrofe educativa, proprio come diceva Papa Francesco. E quindi per la scuola soprattutto dobbiamo fare di più affinché sia aperta in sicurezza.